Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto di broccoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli, mandorle pelate, pinoli, filetti di acciughe, olio, aglio, la scorza di mezzo limone, parmigiano, sale, pecorino, pepe, noce moscata, acqua e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Posizioniamo il cestello dove abbiamo riposto i broccoli. Chiudiamo con il coperchio. E facciamo cuocere per 25 minuti a 100 gradi, velocità 1. I broccoli sono cotti. Per uscire il cestello utilizziamo il becco della spatola. Trasferiamoli in una ciotola e lasciamoli raffreddare. Una volta raffreddati i broccoli, riposizioniamo il boccale che abbiamo asciugato. Versiamo all'interno il parmigiano e il pecorino, le mandorle, i pinoli, il basilico, il pepe, il sale, la noce moscata, la scorza del limone, l'aglio, i filetti di acciughe, e l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo i broccoli. E azioniamo il bimby, chiudiamo con il coperchio e il misurino sempre. Azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 8. Il pesto di broccoli è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Pesto di broccoli, ideale per farcire i crostini o per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta!